Yeah, weather is changed. It's much better. It's beautiful weather, and what you can see, the best piece as I ever seen. Yeah, it's perfect. You come from? From Poland. Agonismo internazionale all'Abetone dal 10 al 13 gennaio scorsi con le gare FIS Cittadini valide per la Coppa del Mondo di categoria e per il trofeo Gastronomia Toscana. In programma due slalom e due giganti. Si è appena conclusa la gara internazionale Cittadini FIS con partecipazione un po' da tutti i paesi europei, oltre 150 atleti. Organizzata dal Top Ski di Firenze con la collaborazione della Gastronomia Toscana, qui alle nostre spalle, un'azienda molto dinamica, molto giovane, che sta portando una apprezzatissima degustazione dei propri prodotti per tutti gli sciatori che, oltre che divertirsi qui all'Abetone, si ritemprano anche appunto con questo tipo di prodotti. Oggi abbiamo sentito tanti atleti e facevano i complimenti per questa bellissima neve. Beh, su questo dobbiamo aprire una parentesi. L'Abetone viene da lontano sulle manifestazioni sportive, è sempre stata al top, ma a livello nazionale e internazionale, e cerchiamo di mantenere questo anche perché è una buona fetta di turismo sportivo che a noi interessa, specialmente per allungare come Pinocchio la stagione invernale nel mese di marzo. Attacco o difesa? Attacco. Sì. Miglior tempo. Speriamo. Bocca al lupo. Crepi. Il comportamento degli italiani, tra cui spiccano in campo femminile le atlete toscane. Nel primo gigante del 10 gennaio si è infatti imposta la fiorentina Valentina Nizzi, mentre tra i maschi ha vinto il lecchese Alberto Chiappa. Nello slalom di sabato 12 gennaio, al quale si riferiscono le immagini, miglior tempo per la betonese Alessia Zanni, seguita dalla compagna di squadra Marta Cecchini, mentre tra i maschi si è imposto l'alto atesino Fritz Lindner. Nell'ultima giornata di gara, domenica 13, nel secondo gigante del trofeo, vittoria dell'emiliana Michela Speranzoni, seguita dalle abetonesi Marta Cecchini e Alice Gavazzi. Tra i maschi, sul gradino più alto del podio, ancora un alto atesino, Dominic Zueck.